non ho abbastanza soldi per investire. È una delle tante affermazioni perentorie che sento dire da amici e conoscenti, quando mi spiegano il motivo per cui non investono. Molti pensano che investire sia roba da ricchi e che loro non sono ricchi, quindi non investono. Due convinzioni spesso errate. Spesso scopro che non è vero che non hanno soldi. Secondo l'Associazione Bancaria Italiana, si parla di una giacenza media di 18.000 euro in media per ogni risparmiatore italiano. Investire non è roba da ricchi. È proprio vero il contrario. In fondo, chi è già molto ricco non ha nessun bisogno di investire, mentre chi ha più bisogno di investire è proprio colui che non dispone di patrimoni a 6 zeri. Per investire non occorre disporre di decine di migliaia di euro, ma certo c'è una soglia minima da cui ha senso partire. Come soglia minima possiamo prendere i famosi 1.000 euro. Con 1.000 euro si può iniziare a investire, ma minore il capitale a disposizione, minori sono gli strumenti di investimento che si possono prendere in considerazione. Se si opterà per una consulenza erogata da una banca o da un consulente finanziario non indipendente, si scoprirà che non è gratuita, anche se sembra esserlo. E, a causa delle retrocessioni prese da questi soggetti sui prodotti raccomandati, gli investimenti consigliati non sempre coincidono con il proprio interesse. Bisogna anche fare molta attenzione all'incidenza dei costi fissi di qualsiasi tipo, riducendone il più possibile l'impatto. Ok, ho 1.000 euro da investire. Adesso cosa faccio? Per investire occorre aprire un conto titoli presso una banca. Sul conto titoli si paga un'imposta di bollo annuale dello 0,2%. Quindi, che abbiate 1.000 euro sul conto o 1 milione di euro, sempre lo 0,2% è. Avere pochi soldi non vi mette in una situazione di svantaggio relativamente all'imposta di bollo. Anzi, sotto i 5.000 euro all'anno di giacenza media annua sul conto corrente, l'imposta di bollo non si paga proprio. Ci sono solo vantaggi o anche svantaggi a investire poche migliaia di euro? Ti spiego qual è il tallone d'Achille di chi investe poco. Per comprare qualsiasi strumento finanziario si pagano dei costi di ingresso e spesso anche di uscita. Questi costi sono chiamati costi di negoziazione. A questi devi prestare particolare attenzione perché su patrimoni nell'ordine delle migliaia di euro possono incidere notevolmente. Se il tuo patrimonio è small, diciamo inferiore a 10.000 euro, dovresti cercare di avere in portafoglio meno strumenti possibili, ma che abbiano al loro interno più diversificazione possibile. I fondi e gli ETF vanno bene in questo caso. La particolarità di questi strumenti è quella di raccogliere il capitale di una moltitudine di risparmiatori e di investirlo a seconda della tipologia di strumenti in un paniere di titoli azionari e/o obbligazionari. Uno dei principi base degli investimenti è la diversificazione. Non bisogna mettere tutte le uova nello stesso paniere. In generale, il fatto di investire su un paniere di titoli e non su un singolo strumento rende già di per sé lo strumento, che si tratti di un fondo o di un ETF, meno rischioso rispetto all'investimento diretto. Inoltre, se si opta per un prodotto che investe in modo ampio su tutto il mercato, come un fondo o un ETF, non si rischia di puntare su un settore specifico, come per esempio quello sulle energie rinnovabili, che magari per qualche motivo cade in disgrazia. Grazie ai fondi e agli ETF, anche chi dispone di capitali small può diversificare molto il suo investimento e detenere in portafoglio, in modo indiretto, un paniere di titoli, anziché puntare su una singola società. Ci sono altri consigli che ti posso dare quando hai 1.000 euro da investire o poco più? La seconda accortezza quando si hanno capitali small da investire è quella di evitare fondi o ETF che investano su singoli settori o paesi. Meglio fondi o ETF che investano sull'azionario o sull'obbligazionario internazionale, a seconda della tua propensione al rischio. Scarta qualsiasi investimento di nicchia, ovvero su un singolo settore, o un singolo paese, o un singolo gruppo di emittenti, per esempio le obbligazioni dei paesi emergenti. Non hai abbastanza capitale e non riusciresti a raggiungere il primo obiettivo di un buon investitore, diversificare il rischio. A maggior ragione, se hai un patrimonio di taglia small, non investire in singoli titoli azionari o in singole emissioni obbligazionarie. Troppo rischio concentrato. Ecco un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione: i costi di transazione per comprare e vendere gli strumenti finanziari. Se il capitale non è big, fai molta attenzione al costo minimo per operazione richiesto dalla banca. Spesso, quando compri uno strumento finanziario, viene esibito un costo percentuale. Ad esempio lo 0,2% di quanto investi sullo strumento. Ma poi c'è comunque un minimo per fare l'operazione, per
Per alcune banche è 2,95 euro, per altre è 10 euro. C'è una bella differenza. Minore il capitale che puoi investire, più basso è il costo minimo per operazione che puoi sopportare. Tagliare i costi fissi sulle operazioni di acquisto e vendita degli strumenti finanziari e allargare il più possibile l'ampiezza dell'investimento, evitando di focalizzarsi su singoli settori, azioni o paesi, è quindi il miglior consiglio per chi non ha molti soldi da investire. Questi consigli sono alla base per iniziare a investire nel modo corretto, senza commettere errori. Il passo successivo per passare dalla teoria alla pratica è trovare la banca giusta con cui operare. E anche in questo caso vedremo nel prossimo video che la taglia del patrimonio è uno degli elementi più importanti in questa scelta. Hai appena visto e ascoltato uno dei nostri ebook per investitori principianti. Per scaricare gratuitamente la guida completa, visita questo sito. A presto!